Quali sono le armi più celebri presenti in FAB? Qual è la loro storia? E quale di queste apparterrà al vostro eroe preferito? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Flesh and Blood è un gioco di carte collezionabili, dove degli eroi si fronteggiano in un combattimento all'ultimo sangue, impugnando le loro armi e fendendo colpi micidiali ai danni del proprio rivale. Proprio queste ultime hanno una loro identità ben specifica, che le pone ad un livello a volte leggendario, eguagliando la fama e la reputazione dei rispettivi campioni che le utilizzano durante le battaglie. Ed è proprio in tempo di guerra che queste armi ancestrali riprendono vita, pronte a battersi al fianco dei loro possessori in conflitti volti a conquistare o liberare dei determinati territori presenti su Wraith. Prima di iniziare, se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica, vi consiglio di visitare Fantasia Store, dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più, per ogni acquisto che farete, potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello ogni volta che vorrete, inserendo il codice CROGIOLO5. Utilizzando il referral link, aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC. E se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno, la consegna sarà a casa vostra in 24-48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli, Fantasia Store sarà la risposta. In più, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, dato che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community. Basta un singolo click. Ed ora scopriamo assieme quali sono alcune delle armi più rappresentative presenti in FAB. Andiamo a dargli un'occhiata. Armati fino ai denti. Per secoli la gente di Wraith ha conosciuto un'era di pace, non toccata dalle devastazioni della guerra. Eppure, mentre una marea crescente di disordini si diffonde sulla Terra, quel tempo di pace si sta inesorabilmente disintegrando davanti ai loro occhi. C'è chi conosce la storia di questa antica terra, chi tranquillamente si prepara al peggio, riconoscendo le maree del cambiamento. Poi ci sono quelli che non hanno familiarità con i fuochi della guerra, che stanno appena iniziando a notare le fiamme che minacciano di consumare tutta Wraith. Da Aria alle terre selvagge, da Matrix a Mysteria, gli eroi rispondono all'appello, armandosi per la guerra. Emergono ancora dopo secoli di silenzio armi sia antiche che nuove. Le fucine in fiamme fanno da cornice ai corni da guerra che echeggiano durante il protrarsi della notte. In ogni angolo di Wraith la sua gente si prepara al conflitto. E tu, quale arma sceglierai per combattere? La figlia del generale, messa alle strette, mostrò i denti. Armata con un paio di lame rubate, si fece strada attraverso il furioso colpo di stato, con l'argento che brillava tra le fiamme. In libertà, avrebbe aspettato il suo momento, attendendo l'occasione per colpire nella speranza di compiere la sua vendetta e rivendicare il suo diritto di primogenitura. Il suo nome sopravvive nella leggenda di Cintari, una mercenaria rinnegata che ha alimentato il fuoco della guerra. Nei calanchi infuocati, i predatori infestano le pianure color cenere, instabili come il paesaggio in cui vagano. Qui l'unica opzione è uccidere o essere ucciso. Le creature della giungla si scontrano con le bestie di lava in una battaglia per la sopravvivenza e il sangue che ne deriva tinge la terra arida. In questa feroce guerra, artigli e zanne sono le loro uniche armi, e coloro che sono nati senza impareranno presto ad arrangiarsi.
Abbraccia il potere del plasma. L'ultima novità nella tecnologia al plasma, il plasma barrel shot, farà sorridere il tuo quadrante. Vuoi qualcosa che dia un vero pugno? La Teclo Corporation ha l'arma per te. Rame liscio e lucidato, impugnatura comfort imbottita e potenza di fuoco a scatto. Metti via la tua piccola pistola al plasma obsoleta e prendi una vera pistola. Raccogli qualcosa di nuovo e regalati oggi stesso il plasma barrel shot. Un presagio di morte, forgiato nelle ombre più oscure. Una lama affilata sugli spiriti dei dannati. Prodotta da un rituale diabolico, la spada malvagia corrompe inevitabilmente tutto ciò che tocca. Le sue vittime cadono sotto un costante stato di tormento e le loro ferite sanguinano in un modo incessante. Anche se crollano a terra, indeboliti dall'atroce maledizione della lama, quest'ultima non vacilla mai, sempre affamata, drenando i loro corpi fino all'ultima goccia di sangue. Nel buio freddo ed umido del sottosuolo, una strana tensione sottolinea il trambusto, una corrente sotterranea di inquietudine che giace proprio sotto il caos. Una volta, un rinnegato solitario discese nella fossa. Colpendo dall'ombra, si fece strada nel sottosuolo, eliminando coloro che detenevano il potere senza batter ciglio. Un sibilo di rame lucido nell'oscurità e il suono di una corda cremisi furono gli unici rumori prima che un'ennesima vittima morse la polvere. Con il tempo, il filo rosso è diventato una leggenda a sé stante, un simbolo capace di incutere paura nei cuori dei criminali più incalliti. Oltre le mura della città d'oro, oltre la landa desolata ghiacciata, si trova una terra di abbondanza. Questo passaggio antico nasconde una ricchezza di segreti, una storia che giace appena sotto la superficie. Un'altra montagna ghiacciata custodisce l'ingresso di un sepolcro, l'ultima dimora di un nobile difensore del regno. Adagiato su una lastra di pietra, il luccichio dell'acciaio argentato non è stato intaccato col passare del tempo, brillante come il giorno in cui è stato forgiato. Nascosto sotto la pietra della montagna, il martello attende, perché nelle mani di un vero eroe potrebbe finalmente trovare il suo scopo ancora una volta. Nel profondo del sottosuolo si trova un banco dei pegni, pieno di ragnatele polverose che pendono dal soffitto scuro. Ogni superficie è ricoperta di curiosità e ninnoli, armi di ogni tipo sdraiate sui tavoli, libri di incantesimi e diari allineati sugli scaffali. Secoli di disordine riempiono l'edificio dal pavimento al soffitto, affollando ogni angolo con alcuni dei più antichi misteri di Wraith nascosti nelle sue oscure profondità. Nel buio del banco dei pegni si trova un'antica lama, disposta su una tovaglia con degli strumenti da esploratore sparsi nelle vicinanze. Le legature in pelle consumata sono state strappate dal manico in bronzo brunito, esponendo gli intagli che segnano l'elsa della lama. La lama stessa è scheggiata e consumata, sbiadita, le sue iscrizioni in filigrana sono state consumate da secoli di fermo, segni d'acqua che appannano l'acciaio argentato un tempo brillante. Eppure, nonostante la sua età, la lama ha una certa maestosità, l'aspetto logoro di chi ha vissuto mille avventure, esplorato posti, colei che è oggetto di studio di storia. Su di esse c'è il segno striato e screziato del veleno di Rekvas e un'increspatura liscia e allungata del magma che l'ha forgiata, ed infine la sua lama lucente, bucherellata e deformata a forma di fulmine. Nell'oscurità il nome di Talishar è irriconoscibile, i suoi racconti dimenticati, la memoria che un tempo l'accompagnava parlando dei suoi viaggi, oramai è andata perduta. Molto tempo fa, un artigiano sedeva sul bordo di un grande canyon e guardava attentamente i venti che soffiavano sotto i suoi piedi. Raccogliendo una vita di ricordi, decise di creare un ultimo paio di armi per le persone del suo clan, traendo ispirazione dalla terra che chiamava casa. Piccoli e leggeri, sono stati realizzati per rispecchiare il canyon, scolpito con le melodie di una tempesta in movimento.
Per 3 giorni e 3 notti l'artigiano lavorò, ignaro del passare del tempo, concentrato solo sui suoi ricordi e sul compito da svolgere. Quando finalmente ebbe finito, sorrise, depose i suoi attrezzi e sparì. Da allora le armi sono state tramandate attraverso il clan, conservando la storia del loro creatore. Gli intagli sono appena sbiaditi, mantenendo invariato il colore di un cielo limpido e azzurro. Esplorando la storia di alcune delle più micidiali armi presenti in Flesh and Blood, abbiamo compreso che c'è un passato anche dietro le fedeli risorse impiegate in battaglia dai vostri eroi preferiti. La cosa che mi ha personalmente colpito, in positivo ovviamente, è stato vedere la cura con la quale la LSS ha messo nel creare una struttura storica dietro ogni elemento di gioco, e vi avviso in anticipo, arriveranno altri contenuti simili qui sul canale che tratteranno tematiche di questo genere. Restate sintonizzati perché presto ci addentreremo ancora di più in questo fantastico TCG, analizzando a fondo le dinamiche che muovono la vita di Wraith e il suo trascorso. E voi, quale arma avete scelto per combattere la vostra guerra personale? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.